vista del futuro della nazionale. Tanti talenti che si sono messi in mostra e che ora sperano di avere la loro chance anche tra i club. Vietato però fare voli pindarici e esaltarsi più del dovuto, perché il rischio è proprio quello di pensare che tutto sia stato risolto. Le storie dei giovani campioni sono tra le più disparate, da Caiode, match winner in finale, scartato dalla Juventus, rilanciatosi in Serie D a Gozzano e ora tornato in auge nella primavera della Fiorentina, passando per il talento di Ndur, prelevato in estate dal PSG, passando poi dai sogni di Missori e Vignato, probabilmente i due giovani che hanno più speranze di vivere un futuro a breve termine da protagonisti a Monza e Sassuolo. Infine i vari Esposito, Asa, Della Valle, che nelle primavere di Inter e Juventus devono capire al più presto come divincolarsi tra i senior, perché va detto, gli esami da vincere sono quelli al cospetto dei grandi. Le nazionali giovanili ci hanno dato grandi speranze, la vittoria dell'Under 19 è arrivata dopo la finale raggiunta dall'Under 20 al Mondiale, senza dimenticare il potenziale dell'Under 21 pur inespresso nell'ultima rassegna continentale. Tante potenzialità per un futuro tutto da scrivere. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. Ogni anno circa 180.000 persone decidono di destinare il 5 per 1000 ad AIL e sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Non lasciare che questa malattia spezzi i sogni di tante persone. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. I fondi ottenuti sono impiegati a sostegno della ricerca e dei servizi di cura e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Aero Italia è una nuova compagnia aerea italiana che si prende cura dei suoi passeggeri garantendo un servizio eccellente. Aero Italia vuole puntare sulla Sicilia valorizzando al massimo i suoi aeroporti Comiso, Catania e Palermo, offrendo rotte di interesse turistico e commerciale con orari comodi e prezzi concorrenziali. Sul sito aeroitalia.com è possibile scoprire tutti i voli da e per la Sicilia e acquistare i biglietti ai costi più bassi. Aero Italia, le nuove ali della Sicilia. Bentrovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea sul canale 178. La solita litania per ricordarvi che la nostra emittente la potete seguire in quasi tutta la Sicilia sul canale 178. Tiene banco oggi, ancora oggi, la questione dell'incendio all'aeroporto di Catania. Parleremo delle responsabilità, ma la cosa principale è da dire che i disagi per i poveri viaggiatori sono diventati pazzeschi, perché le compagnie che si sono trovate impreparate, perché magari quando arriva uno sciopero
te lo dicono 5-6 giorni prima e tu anche di una settimana incominci a darti diverso, come si suol dire. Qua invece è arrivato di colpo, alle 23 di l'altro ieri sera, buio, tutto bloccato e le compagnie hanno cavoli amari, naturalmente. Chi ci va di mezzo è il povero cittadino. Queste cose le farei pagare a chi poi è responsabile di quello che è accaduto. C'è stata una polemica, dice, ah, però non volete fare atterrare a Comiso. Questo è un problema serio, perché qualcuno ha detto che l'aeroporto di Comiso non è buono neanche quando ci sono le emergenze. E allora io vi voglio fare leggere un post di un certo signor Vittorio, non vi dico il cognome, per serietà. Dice, bene, voi vi lamentate che non viene usato l'aeroporto di Comiso, ma questo è quello che c'è oggi all'aeroporto di Comiso, perché poi 7, 8, 10, 9, 10 voli sono arrivati all'aeroporto di Comiso. Che cosa c'è scritto? Una folla confusa e infelice, monitor spenti e nessuno sa quando partirà un volo, gente buttata a terra, ascensori e scale mobili guaste. Non sono guaste, non funzionano, questa è la verità. Stranieri che chiedono informazioni in inglese e in francese, il personale risponde in italiano, come se stesse parlando con persone con deficit auditivi. Voi sapete, quando uno deve parlare con uno che non è la sua lingua, gli fa, come ti chiami? Vabbè. Dice, qualcuno si è anche sentito male. Nessun altoparlante in funzione. Quindi, se rifacciamo vedere quell'immagine di Comiso, cari amici, Comiso non era preparato. E la colpa di tutto questo comunque va alla testa, no? Come si dice, il pesce fete dalla testa. Da chi lo ha costretto ad essere un aeroporto infinitesimale, e che quando poi si scatena l'emergenza non ci hanno neanche la capacità di intervenire. Bisognerebbe tenerlo sempre pronto ed efficiente, ma a Catania questo non interessa, certamente. Vergognatevi, qualcuno che non fa nulla per questa cosa si deve vergognare. Ma torniamo alle responsabilità, perché va bene, oggi la SAC ha messo le navette, ma certo, perché molte volte le compagnie hanno detto, mi dispiace, partiamo da Trapani, ma ci dovete arrivare voi a Trapani. E quindi qualcuno che arriva lì dice, io come ci vado a Trapani? Deve prendersi un tassì, ci costa due volte quanto l'aereo. E le compagnie dicono, ma che ci posso fare? Non è colpa mia, è colpa dell'aeroporto che si è bruciato. Allora la SAC comprensibilmente, no? Capisce che qualche responsabilità ce l'ha e ha messo delle navette per Comiso, Catania e Trapani, in modo che almeno le persone possano viaggiare senza spendere altri soldi. Sono in corso le indagini per capire che cosa sia successo. Ora si sta puntando l'attenzione sulla mancanza di tutti quegli strumenti, di quelle attenzioni che sono proprio in caso scoppia un incendio, partono le sirene. Allora, un post di cui ho parlato sul nostro giornale ieri, magari se riusciamo a zoomarlo, la signora si chiama Eleonora dice, nel giro di pochi secondi si creano nubi di fumo, fiamme, fuoco a non finire, tutto questo non si attivano, le sirene antincendio, il sistema automatico di estinzione a pioggia, le persone adatte che attraverso l'interfono dicono di quello che si fa, nessun piano di evacuazione. Signori, questo è un post fatto da una, probabilmente un'impiegata dell'aeroporto che stava lì, mentre Don Ricci non c'era, perché non credo che alle 11:30 fosse lì di sera, perché giustamente fa l'amministratore, mica fa il guardiano notturno. Quindi la signora era lì e si sarà spaventata a morte e ha scritto questo post. Allora io credo che chi scrive queste cose non è un visionario,
E neanche posso pensare che questa signora sia una che vuole mettere in difficoltà il suo datore di lavoro. È una persona che l'ha scritte queste cose nel momento della paura, ha detto guardate che cosa è successo, no? Bene, la cosa più incredibile è che invece l'amministratore Nico Torrisi oggi con una tranquillità che fa impressione ha detto no, ma funzionava tutto. Allora sentiamolo perché questa cosa merita un attimo di attenzione. Vediamo. Il servizio antincendio ha funzionato, l'allarme è stato dato dai nostri collaboratori, una volta che i rilevatori antifumo hanno segnalato la presenza di fumo e quindi di un incendio. Come tutti sanno, la verità ha sempre un paio di facce, basta che non siano sei come i caciocavalli. Perché io vorrei capire com'è possibile che da una parte si dica funzionava tutto, in questo caso chi ha la responsabilità, quindi è chiaro che cerca di difendersi, no? Di tirare l'acqua al suo mulino e dice funzionava tutto. E dall'altra parte c'è chi ha visto la morte con gli occhi, ha scritto queste cose e uno può pensare che l'abbia scritto per fare male a qualcuno. Ma io credo che a questo punto ci vorrebbe un intervento duro della magistratura per capire. Perché guardate, potevamo esserci tutti. Perché noi da Catania voliamo ogni giorno. E migliaia di ragusani. Potevamo esserci noi lì. Io mi sarei spaventato a morte. Non vi dico oca, ma mi sarei spaventato a morte. E quindi su questa cosa sono tutti zitti perché c'è il rischio che vogliano insabbiare tutto. Ci hanno anche raccontato che questa signora che naturalmente è stata individuata l'hanno subito convinta a non andare oltre naturalmente. Però le cose scritte restano, se le cancellano le abbiamo noi, sono qui, siamo pronti a darle a chi di dovere. Allora, io credo che bisogna intervenire, c'è il MEC, che è il movimento appunto dei consumatori, dei viaggiatori, che è il Vussia, che dice sta accadendo di tutto, questo è Claudio Melchiorre, il presidente, in queste 36 ore sta accadendo di tutto, Catania non riesce a dare soddisfazione a nessuno, le compagnie, i call center non rispondono, perché poi hanno questo difetto, magari arrivano 7-8 telefonate, ci ammiscano e non rispondono a nessuno. Qualcosa bisogna farla e comunque il MEC segue la strada che dicevo io, bisogna chiedere le dimissioni di chi in questo momento ha avuto le responsabilità maggiori. Guardate, credo che sia normale e poi queste dimissioni devono anche essere giustificate con quello che avete combinato a Comiso, perché a Comiso, senza offesa, il sindaco di Comiso che ha una certa responsabilità politica sulla vicenda, perché si è fatta in qualche modo convincere, non vi dico raggirare, convincere dalla SAC, il sindaco ha le sue responsabilità politiche. E in questo caso doveva andare all'aeroporto a dire porca miseria, la mia creatura, guardate come l'hanno ridotta. E il sindaco questa coscienza la dovrebbe avere. Detto questo, cambiamo argomento e cambiando un po' la scaletta, invece vado a parlare di una cosa importante per alcuni comuni della nostra Sicilia, quelli che s'affacciano sul mare. Perché oggi c'è stata una manifestazione a Palermo dei sindaci, dei comuni che si affacciano sul canale di Sicilia dove si stanno facendo le ricerche del gas. Ora voi sapete che quando si estrae qualcosa da sotto, no? Ci sono le royalties e allora in questo momento c'è una richiesta di questi sindaci che sono un bel po' di avere almeno un ristoro. Un ristoro, questi sono i sindaci, un ristoro per quei danni che comunque ci sono,
meno d'immagine dal fatto che l'ENI vada a fare queste ricerche di gas, che venga a estrarre il gas. Allora il gas a noi serve e su questo non c'è dubbio. Io non sono contrario, anzi favorevolissimo, anzi se ce n'è dalle nostre parti facciamolo, ma che ci debba essere una compensazione per questi comuni è normale. Solo con l'eolico li pigliano per fondelli e non ci sono le compensazioni, perché quella è studiata apposta, perché la legge è più moderna e con l'eolico non ci sono compensazioni, perché è una vergogna questo. Invece sul gas e sul petrolio è giusto che ci siano le royalties, che poi servono ad aiutare i comuni in difficoltà. Sono molti piccoli e grandi, perché Licata è un comune abbastanza grande, tutti quelli che si affacciano sul canale Sicilia dove ci sono queste estrazioni di gas, sentiamoli il servizio, anche questo lo abbiamo estrapolato da Rai 3. Vediamo cosa dicono. Il gas è nostro, il gas appartiene al nostro territorio, appartiene alla nostra gente. Il sindaco di Licata Angelo Balsamo porta a Palazzo Orleani il punto di vista di tutta una costa, quella del sud della Sicilia. A largo di Licata, Gela e Butera, infatti, dall'anno prossimo saranno attivi i pozzi Argo e Cassiopea, un giacimento di gas che permetterà all'Italia di avvicinarsi all'autonomia energetica. Ancora una volta, da Gela, dal territorio del comune di Gela, parte un progetto energetico di respiro nazionale. Miliardi di metri cubi di gas, risorse del nostro territorio, che serviranno ad alleviare la politica energetica nazionale. Ma ai comuni non saranno riconosciute compensazioni, così i tre consigli comunali si sono riuniti davanti alla presidenza della regione per protestare. Noi chiediamo una norma che ci tuteli, perché di fatto da questi impianti di estrazione di gas verranno fuori anche un documento per il territorio. Questi pozzi, una volta che saranno messi in funzione, per come si aspetta da qui a gennaio, andranno ad avere un impatto ambientale notevole. Una proposta già c'è. Il Movimento 5 Stelle ha suggerito di girare ai comuni il 30% delle royalties. Il 45% delle royalties per le stazioni di gas a mare noi, come Regione Siciliana, lo eroghiamo al Governo centrale. Si parla tanto di autonomia differenziata, ecco, questo è il momento di tutelare la Sicilia e i siciliani. La città di Pozzallo è una delle perle della costa meridionale della Sicilia. Per una vacanza o per affari, scegli il comfort dell'Hotel Continental. Arredato di recente con gusto e sobrietà, l'Hotel Continental mette a disposizione dei clienti 22 camere climatizzate con tutti i comfort, una terrazza, la piscina all'aperto, il bar ed ogni altro servizio per rendere perfetto il vostro soggiorno. L'Hotel Continental dispone anche di sale ampie ed accoglienti, dove si possono organizzare matrimoni, cerimonie ed eventi, e un ristorante per gustare rinomati piatti a base di pesce fresco locale e le pizze tradizionali. Hotel Continental Pozzallo, Ragusa. Cuba. Tragedia potente, intensa e commovente. Il vivo dolore di una madre straziata dalla perdita dei suoi figli. L'insensatezza della guerra, la vendetta, le sofferenze che porta a tutti. Ecuba, palchi diversi, estate al castello di Donna Fugata, 13ª edizione. Allora, la protesta dei sindaci a me sembra molto molto giusta e io la condivido in pieno. Anche perché poi questi comuni in qualche modo devono trovare delle possibilità per riprendersi, perché è vero, gli danno dei soldi, ma sono pochi. Se ci sono le royalties, perché no? Addirittura uno parla, prendiamo il 40% delle royalties e diamole ai comuni. Sarebbe giusto. E abbiamo parlato ieri del porto di Marina di Ragusa. Aspettiamo che ci sia il Consiglio Comunale per discuterne, e parleremo domani invece dell'intensa opera che sta facendo l'assessore d'asta
nell'ambito dell'ambiente e della pulizia delle aiuole. Io ho visto, mi sono lamentato e poi è stato subito fatto, quindi ringrazio l'assessore, quindi queste cose fanno bene. Ma oggi non abbiamo il tempo per mandare la sua intervista, la manderemo domani, tanto non scade. Invece, restando in quest'ambito mega turistico, mega promozionale, abbiamo il piacere di riavere in studio Peppe Rizzo. Vediamo. Si dice sempre così, è con grande piacere che annuncio la presenza di Peppe Rizzo. Grazie direttore. Allora, voi sapete che Peppe ha avuto un piccolo, diciamo, problemuccio di salute che lo hanno preso così, perché dice che voleva passare tempo da altre parti. Pare che lo hanno recuperato e, come vedete, grazie anche alla ottima organizzazione. Questo sì, bisogna sempre... Questo lo puoi dire, sì, vero? Sì, ora infatti... direttore, grazie, grazie dei tuoi carissimi auguri con cui mi invitavi a ritornare in studio e eccomi qua. E sì, effettivamente parliamo sempre male di sanità, però in questo caso la sanità nella fattispecie ha funzionato. Devo dire che il reparto di emodinamica... Il 118 ha funzionato in emodinamica, cardiologia, e non posso che ringraziare il dottore Vindigni del 118, il dottore Ferrante, il dottore Nicosia. Il programma Ibleo, sicuramente emodinamica e cardiologia sono al top nella nostra sanità. Questo ci fa particolarmente piacere, cioè non si sa mai uno, bisogno. È giusto. Allora Peppe, quindi è passato un mesetto così? Sì. Sì, un mesetto. Dopo un mesetto tu sei in grado di rientrare nella tua attività, che, sì, come moltissimi sapranno, magari quelli che ci vedono da Pantelleria no, ma se avessero occasione di venire a Ragusa Ibla potrebbero scoprire che l'amico Peppe Rizzo ha un negozio di articoli tipici, cioccolate, souvenir, insomma un tipico negozio turistico. Perfetto. Di quelli che nelle città turistiche sono così visitate, frequentate, la gente cerca sempre la cosa, le particolarità, le peculiarità del territorio, eccetera. Qualcosa anche da gustare, insomma. Allora Peppe, a questo punto ti posso chiedere, vabbè, siamo al 15 di luglio, siamo 18 di luglio. Siamo arrivati, siamo al 18 di luglio. Che cosa pensi di questa stagione? Allora, caro direttore, bisogna dire, possiamo fare un prebilancio in sostanza. Siamo con una buona partenza della stagione, perché nel periodo primaverile la situazione è stata abbastanza buona, con una buona presenza, perché sono tornati i gruppi, gli americani. E poi però, dopo la prima decade di giugno, siamo entrati nel cono d'ombra classico di giugno e di luglio, che è successo anche l'anno scorso, dove appunto in questo momento stiamo soffrendo a Ibla per tutta una serie di vecchie problematiche, di nuove vecchie problematiche che ormai sono atavi. Quindi però aspetta, quindi tu dici il solito cono d'ombra, cioè vuol dire una cosa che si ripete? C'è il periodo... Allora, sostanzialmente ci sono tutta una tipologia di turismo che cambia. Cambia proprio con la seconda decade di giugno, perché poi ci sono anche gli esami. Perché a maggio, giugno gli anziani girano, esatto, poi sì, i tour operator, le scuole, infatti magari. Noi abbiamo avuto anche delle interessanti scolaresche del liceo classico d'Italia, perché venivano a Siracusa per le tragedie greche e poi facevano il tour della... Quindi c'è stato questo movimento. Poi ovvio che poi inizia l'alta stagione, i villaggi passano a tariffe più alte, quindi i tour operator non hanno interesse a portare... Poi magari sono 40 gradi. Esatto, e quindi i tour operator poi con gli stranieri ritorneranno a settembre e ottobre. Quindi e cambia la tipologia e cambia anche però poi appunto ci sono gli esami di maturità, gli altri tipi di esami. Quindi è sempre stato così un po'. Certo, poi Ibla sconta tutta una serie di problemi che sono... Insomma, tu non vedi l'ora di raccontarmeli. Non è che sono... Quali sono questi problemi? Ma non è quello il solo, perché potrei parlare di situazioni di un infopoint comunale chiuso,
il che diventa veramente una grida vendetta. Però l'abbiamo aperto a Marina. Mario, io parlo di Ibla, non mi fare parlare di cose che non so. Io so che quello di Piazza della Repubblica, che è fondamentale perché è all'ingresso, viene dal parcheggio San Paolo, sali, il turista posta la macchina lì, eccetera, è da mesi e mesi chiuso. Ho avuto l'ardire di far sì che questo problema venga stato segnalato anche dal quotidiano Sicilia un po' di giorni fa, però non se ne sa nulla, e quindi se noi non riusciamo a fornire servizi di base non possiamo poi parlare di grandi problemi, disegni strategici sul turismo e via discorrendo. Qui mancano le basi, e poi certo c'è sempre anche il discorso di ZTL, che è stata anche quest'anno ripresentata nelle stesse identiche forme dell'anno scorso, nonostante sia stato detto che c'erano delle criticità che si potevano modificare, però il sindaco ha voluto continuare su quello, forte del suo 63%, ha di nuovo fatto l'unico... Il 63% non può essere però la panacea di tutti. Ma in questo momento io, sai, molte volte sulla mia pagina Facebook non lo cito più il sindaco, ma parlo del novello Tudor Zhukov Ibleo. Chi era Tudor Zhukov? Era il presidente della Bulgaria nel 1954 al 1989, che era quello che veniva rieletto sempre. Ma lui andava al 90%. Però le percentuali bulgare si devono a quel fatto, no? a quel soggetto. Ma detto questo, quindi ci sono tutta una serie di elementi, ma qui veramente oggi possiamo dire che manca la visione sul turismo. Anche perché, Mario, qui alla fine abbiamo un sindaco che è dall'ottobre dell'anno scorso che trattiene la delega sul turismo. Sono 9 mesi che una città che è patrimonio dell'UNESCO non ha un assessore al turismo. Vabbè, è come se l'avesse, dice lui. Ma dove sono le politiche però per il turismo? È quello che manca, perché questa è una stagione che è passata ormai, perché noi sappiamo che siamo un attimo del settore, che quando si è già al 18 di luglio, la stagione 23 è chiusa. Come per i voli. Esatto, e se ne arriva al prossimo anno. Prossima. E non è possibile che non abbiamo avuto nessuna programmazione. Dov'è un cartellone dell'estate Iblea? Vabbè, ma hanno iniziato l'altro ieri. Ma non è vero, perché la continuità amministrativa ci hanno raccontato per tutta la campagna elettorale della continuità amministrativa. E chi è oggi esperto per la cultura, turismo ed eventi, fino a un mese fa era assessore al turismo. Quindi se è quella la continuità amministrativa, almeno l'anno scorso, il 13 di luglio, un cartellone dell'estate Iblea c'era. Perché un turista dovrebbe venire a Ibla? Questa è una domanda che ci facciamo spesso. Bene, no, allora, perché dovrebbe venire a stare 3 giorni? Perché, e poi quello che sta 3 giorni viene penalizzato perché ha una ZTL che gli impone di uscire e poi deve rientrare dopo le 2? Di notte, perché se va a Modica, perché magari è baricentrico chi sta a Ibla e va, esce e fa un giro, certo. E che fa? Deve andare a Scicli, a Modica, anche a Barina e via discorrendo, e poi che fa? Deve aspettare le 2 di notte per rientrare? Certo. Quindi è penalizzante questa situazione. E non, è anche chi, il nuovo assessore ai centri storici e alla mobilità, che cosa ha detto in alcuni incontri che ha avuto? No, per quest'anno non si può fare più nulla. Eventualmente ne parliamo a dicembre. Ma qui questa è la stagione che sta andando avanti in questo momento, è qui che mancano le politiche. Non si riesce a capire qual è la visione turistica di questa città. E non solo Ibla, guarda che tutto in fin dei conti, oggi io applaudo a quella interrogazione che ha fatto l'avvocato Gaetano Mauro su Marina, perché qui si sta facendo un ragionamento che passa sopra la nostra testa. Perché quando poi i maltesi butteranno fuori dal porto tutte le nostre attività che sono presenti in questo momento per metterle le loro, c'è passato sopra la testa tutto un meccanismo, e questa amministrazione, questo territorio, i nostri politici assenti. Quindi c'è anche il rischio che magari gli piace qualcosa a Ibla, e i maltesi vengono a comprare lì. Tu gliela vendi la... Ma non è quello, perché quello è il mio amore là dentro, io mi piace, eccetera, eccetera. Non ho poi necessità per certi versi,
ma è ovvio che c'è l'oggetto, potrebbe anche accadere però. Ma sicuramente, però il discorso è appunto quello, riusciamo a capire dove, qual è il prospetto che vogliamo, cioè, attuare, allora, che diciamo, tipo anche di turismo vogliamo fare su Marina. Questo è una domanda che ci siamo posti mille volte, ma nessuno ha saputo. Però Mario, qui noi dobbiamo anche essere noi propositivi, anche con Teleblea. Allora, la coppa, no, è la mia. No, no, è anche mia, nel senso che io sono qui a Teleblea e collaboro da 5 anni ormai. Cosa a Teleblea dobbiamo fare? Però noi dobbiamo anche trovare delle, dobbiamo essere propositivi per veramente far capire che cosa vogliamo, allora, fare. La prima cosa, secondo me, da fare, però hai ragione tu, noi vogliamo vedere in attività l'assessore al turismo. Ma certo. E se l'assessore al turismo non c'è, perché sarà un delegato, sarà un esperto, è il sindaco. Ma appunto dobbiamo vederlo in attività, perché a quanto ho capito ci sono solo delle attività tipo, ho letto qualcosa sui pranzi del Gattopardo, qualcosa. Ma quella è una cosa privata delle sorelle di Vichy e di Costanza e basta, quindi non è con, è un'attività con il privata. Supporto della regione, eccetera, eccetera, è privata. No, ma sono fatte in uno strada. È ovvio, ma alcuni si faranno anche a settembre, forse qualcos'altro. Con le tragedie, come al solito. Ma no, quelle non le sono state. Quindi il discorso è, non quella c'è, è un'attività privata. Privata, punto. Punto. Molto interessante, da applaudire, perché mettono in campo qualcosa di culturale. Vabbè, ma loro hanno il palazzo. Ma vabbè, ho capito, se tu hai già la parte di partenza buona. Se ce l'hai il palazzo anch'io. Lo so, però bisogna dare atto a Vichy e Costanza. Che c'è. Infatti che ci mettono loro, certo, impegno. Certo. E fatica per fare queste cose. Ma lì però non possiamo aspettare sempre il privato, perché anche il privato deve essere poi inserito in un contesto pubblico e privato più ampio, perché devi fare qualcosa, perché la Sicilia in questo momento alla fine ce l'ha le sue presenze. Sì, sì. E quindi perché non si arriva a Ragusa? Punto di domanda. E quindi, scusa, il sindaco ha detto che avrebbe preso questi esperti a livello internazionale per appoggiare l'esperta locale, perché abbiamo bisogno di far crescere il turismo come si fa nelle altre parti. Come si fa? Allora Mario, è da un paio di anni che io aspetto questo esperto, e no, però il problema, no, quello è che abbiamo visto l'ultimo non ce l'ha piaciuto. Ma non è il problema, è che alla fine non c'è stato nulla di concreto col famoso piano strategico del turismo, si sono buttate solamente soldi pubblici, e io ho il timore che continueremo a buttare soldi pubblici, perché stiamo pagando un'esperta, ora le voci sono che pagheremo anche un esperto per gli eventi e un esperto per il turismo, quindi spacchettiamo per avere ulteriori costi, non sono bastati assessori, ora abbiamo più altri esperti, allora facciamo un assessore che si intesti quello che sono le però politiche. Non lo possiamo fare perché i numeri sono quelli che sono, e poi qualcuno rimane male. E vabbè, ma la politica è fatta anche di dare risposta al territorio, e qui non le stai dando, perché non hai in 5 anni un multipiano, non c'è, e forse non si farà mai, perché i costi sono raddoppiati, e quindi una dei colli di bottiglia di Ibla è appunto quello del parcheggio, e siamo fermi. Senti, ma questo fatto delle navette, che loro insistono nel dire, ma le navette, Mario, è una mobilità che per loro funziona, però la gente, però la gente, poi ci sono, quando vuole, ma il problema è che poi nel momento in c'è per esempio San Giorgio, lì poi si sono creati i colli di bottiglia, non è semplice poi gestire questo fatto. Poi voglio dirti un'altra cosa, ora non è che vogliamo fare i complimenti al sindaco De Luca, perché però De Luca mi è sembrato molto deciso sulla spazzatura. Io sabato sono stato a Marina di Ragusa, ma alle 11 di sera c'erano già tutti i sacchi della spazzatura sul lungomare. Poi non parliamo della pista ciclabile, non c'era manco una bicicletta sulla pista ciclabile, erano solo gente che passeggiava. Cioè, voglio dire, forse dopo le elezioni abbiamo detto, beh, tutto ok,
Ma abbiamo detto che è tutto ok anche durante la campagna elettorale, dicendo che a Ragusa andava tutto bene, stiamo continuando a dire, perché in questo primo mese e qualche giorno di amministrazione non è altro che la prosecuzione, e ancora secondo me il sindaco è in campagna elettorale, perché fino a due giorni fa ha fatto un post su quello che ci sarà al centro di Ragusa, le varie attività e che si apriranno e via discorrendo. Io ho avuto l'ardire di scrivere sotto, ma forse la campagna elettorale è finita. Però e ci sono i nuovi assessori. Ma i nuovi assessori, però secondo Gurrieri è molto attivo a Ibla, dice. Dicono. Ma che Gurrieri tutto attivo a Ibla non è che l'abbia visto molte volte. Ha fatto un incontro con l'altra associazione presente a Ibla. E ha fatto anche l'incontro con il Comibleo, ma anche Massari si sta muovendo con le varie associazioni, anche l'assessore d'asta, dove è potuto intervenire magari con la pulizia di qualche rotatoria che tu hai sollecitato. Però per esempio all'assessore d'asta io ho fatto presente anche che c'è un problema molto grosso sotto il profilo delle dimensioni, che è quello di Ardini Play, che sono, fra le altre cose, caro direttore, uno dei punti più visti. Più visitati, certo. E se non che abbiamo... la gente si va a pigliare un frisco. Ma a parte, ma anche perché poi dentro ci sono varie chiese, c'è un patrimonio e via discorrendo, ma se lo fai trovare in condizioni veramente non decorose, lì la situazione diventa importante. Allora, tu hai detto, dobbiamo essere propositivi. Cosa chiediamo a questo punto? Chiediamo un assessore al turismo in pianta stabile che si cominci a lavorare sulla base anche dei dati. Prendiamo, e che venga a Ibla. Ma non solo a Ibla, ma che venga a dare una impostazione di carattere generale sul turismo in questo territorio. Perché noi abbiamo questa peculiarità che è Marina, che è Ibla, il centro storico di Ragusa. Quindi dobbiamo avere una visione su questo, come coniugare anche mare e Ibla, collegamenti eccetera. Quindi abbiamo la necessità di avere un qualcuno che, appunto, perché un sindaco non può continuare a fare l'assessore al turismo anche, perché il sindaco è oberato da 100.000 problemi ogni giorno, giustamente, dico, quindi è quello del turismo poi alla fine viene messo un attimo da quindi, parte. Chiediamo l'assessore e chiediamo anche un'analisi precisa quello che sono i dati delle presenze, perché non possiamo basarci sul discorso oggi mi pare che non c'è tanta nessuno gente, oggi c'è tanta gente, vediamo le presenze, vediamo la tassa di soggiorno. Quest'anno avremo un problema di tassa di soggiorno perché manca il Club Med. Allora scorporiamo dai dati della tassa di soggiorno di quest'anno le presenze del Med e vediamo effettivamente se c'è un aumento delle presenze o c'è un calo delle presenze nei vari mesi. Certo, e se... la tassa di soggiorno è un modo per controllare più statisticamente quello che è la presenza. Certo. Per cui quello, su quei dati devi lavorare, e se ci sono per esempio carenze e cali nei mesi di giugno e luglio, e allora cerchiamo di individuare politiche che facciano sì che nei mesi di giugno e luglio arrivi più gente. E poi vogliamo più presto notizie sul parcheggio multipiano. Guarda, non ne avrai notizie sul parcheggio multipiano perché i costi... Allora scancelliamolo, basta! Ma è ovvio, troviamo soluzioni anche alternative, perché i costi purtroppo con l'aumento dell'inflazione si sono duplicati e non è possibile, non è più economicamente sostenibile che un parcheggio verrà a costare tra i 7 e gli 8 milioni di euro, ma neanche 400 macchine, quant'è il biglietto per un'ora? 12 euro all'ora. Non ci va più nessuno allora. E abbiamo creato una cattedrale nel deserto. Troviamo allora ipotesi di lavoro diverse, ma è qui deve essere l'amministrazione. Perché se appunto da parte del... perché quello è il progetto, è un progetto in project financing. Però dobbiamo chiudere, mi raccomando. Dai. No, io questo dico, troviamo la soluzione alternativa. Allora, assessore. Statistiche reali, come si chiama? Posteggio, sì. Posteggio, e penso anche un po' di collegamenti, perché se i posteggi non vanno, Ragusa su Ragusa sotto in qualche modo, e non pensate che possa essere la superficie, la metropolitana di superficie, risolvere un problema. Assolutamente no, ma il problema è anche trovare, per esempio, ipotizziamo
quando effettivamente poi a Marina arriveranno i maltesi in numero importante col catamarano, perché avranno sviluppato tutto il loro business, cioè il loro progetto, sì, sì. Arriveranno col catamarano, come li portiamo poi a Ibla, li portiamo a Ragusa, li portiamo da altre parti? Quello è capire, perché se riusciamo a portarli li conduciamo, se invece se ne vanno per fatti loro non sappiamo dove vanno. È lì, però è lì è appunto la capacità di intervenire, avere politiche attive, altrimenti con la cosa che tutto va bene. Vedremo cosa risponderà il sindaco all'interrogazione di Gaetano Mauro, però io, caro Peppe, devo chiudere perché ce ne siamo dilungati troppo, e la cosa è che sono sicuro che Pantelleria a Travari mi fa piacere, ma fino a un certo punto. Un giorno dovremo parlare anche dei problemi dell'isola di Favignana, per dire, che sarebbe una cosa seria. Allora, grazie Peppe, un grande piacere averti visto qui, sano e salvo. Grazie direttore, buona estate. Grazie, noi poi riprenderemo a settembre con i nostri appuntamenti. Andiamo avanti a telegiornale. CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale. Il benessere ambientale per noi è sinonimo di benessere sociale, perché abbiamo a cuore la salute del pianeta. La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile. Gli impianti progettati e realizzati, grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali, come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia. CER è leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili per migliorare il mondo in cui viviamo. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Bene, grazie Peppe, in bocca al lupo. Ti voglio sempre più pimpante per tornare a fare la nostra trasmissione. Parleremo di cultura di Ibra, perché ho qualcosa con Andrea Ottaviano che stiamo studiando, sarà molto importante. Invece devo dire che oggi noi non andiamo alle intitolazioni delle strade, perché devo dire ultimamente c'è stata una consigliera che si è spesa molto per intitolare strade a personaggi simpatici, ma ora per esempio non c'era una strada intitolata al grande storico, ma un personaggio importante di Ragusa, Sortino Trono. È stata scelta una strada un po' particolare, è quella che praticamente porta al cimitero dall'ospedale, però è una strada che è molto panoramica e si vede Ibra. Sortino Trono era uno studioso, uno storico, che ha un bellissimo palazzo che è patrimonio dell'umanità proprio a Ragusa Ibra, e quindi a questo punto dobbiamo dire che ci sono i parenti a parlarne, ma il sindaco ha inaugurato, o meglio ha intitolato, questa strada. Sentiamo queste brevi interviste. Oggi intitoliamo una strada del nostro territorio, una strada importante di Ragusa, Ragusa Ibra in particolare, Eugenio Sortino Trono, uno storico vissuto nella fine dell'Ottocento e prima del Novecento, una persona che si è appassionata alla storia della nostra città, che ha scritto testi che ancora oggi sono considerati punti di riferimento per chiunque voglia conoscere la storia di Ragusa. Quindi siamo ben lieti di corrispondere a una richiesta in questo senso pervenuta da alcuni familiari, da alcune persone che sentivano questa esigenza che a Ragusa ci fosse una strada intitolata Eugenio Sortino Trono. Leggendo diverse volte alcuni libri di Eugenio, vedi l'interpretazione ermeneutica, non era sicuro e aveva soltanto delle certezze, ma aveva dei dubbi su tante cose, ma il tempo
gli ha dato ragione che erano più le certezze storiche che i dubbi che si poneva lui stesso. La cosa fondamentale è l'intuizione e il lavoro enorme di decine di migliaia di pagine, se sommiamo tutti i libri assieme, che ha realizzato per il futuro di La Rosa. Sull'evento ringraziamo l'amministrazione, la sensibilità dell'amministrazione comunale, non possiamo ringraziare altri che si sono messi di traverso e hanno ritardato l'iter, dimostrando di essere persone piccole, come le mancanze di oggi, perché non vedo altri storici, non vedo... Si vede che quelle che sono in sala della terra non sono presenti qua. Bene, questa intitolazione, poi sulle notizie che ho dato io storiche, poi magari se volete confutarle, poi ci sarà Giorgio a parlarne. Allora, chiudiamo il nostro indice questa sera con una attività benemerita, in questo caso della Curia, del Vescovado, perché oggi, e ce ne siamo accorti, nonostante tutte queste notizie, cresciamo del PIL dell'1,2%, dello 0,34, cala l'inflazione dello 0,7, però la benzina è aumentata di quasi 10 centesimi. Allora quello che mi chiedo io, no? E chi è che fa queste notizie? Qualcuno ci prende per i fondelli. Allora, fare invece un emporio solidale è comunque un segnale molto importante, perché riesce a dare un aiuto vero, reale, tangibile a quelli che hanno le grandi difficoltà. Gianni Papa ha intervistato uno dei responsabili di questa iniziativa e quindi... con questo noi chiudiamo il nostro telegiornale. Ci sono altre notizie di cui parleremo, oggi è stato un po' così, con molto aeroporto di Catania e di Comiso. Ci vediamo noi con le prossime edizioni. Grazie, ciao a tutti. Questa sera abbiamo con noi Vincenzo La Molica, uno dei rappresentanti storici della Caritas. È un giovane, non da me potrebbe essere nipote, è uno di quei giovani che abbiamo sempre visti molto impegnati nel sociale. Ci parlerà, anzi parleremo con lui, soprattutto, anche se non solo, di una cosa che credo sia stata inaugurata domenica, no? Questo, esatto. Come, centro, no, Emporio Solidale. L'Emporio Solidale ci riporta altre idee di altri tempi, ma il succo è sempre quello, cercare di fare in modo che determinate cose di un certo livello, di una certa qualità, sane, possibilmente provenienti da una filiera nella quale nessuno è stato sfruttato, vengono vendute a un prezzo giusto o comunque siano accessibili a un prezzo tale che le persone possono permettersi. Ce lo spiega esattamente, in modo sicuramente più preciso di come ho fatto io. Ma si recupera appunto un termine un po' dal sapore antico, quello dell'emporio, ma l'idea è abbastanza moderna, diciamo, ha non più di 20 anni. È stata inaugurata nelle grandi città italiane, Roma, Milano, Bologna soprattutto, e poi è arrivata anche... Ma c'era a Ragusa una volta qualcosa del genere, o no? Come questo, no. Ma nel senso che simile sì, però. Questo ha una particolarità. Ah, allora spiega. Dà la possibilità a persone che normalmente non possono fare la spesa di poterla fare senza spendere dei soldi. No, questo non era così. E quindi si tratta di un piccolo supermercato, che nel nostro caso è organizzato in due stanze, una per gli alimentari e una per i prodotti per l'igiene. Scusa, prima lo dimentichiamo, dov'è? Si trova in via Minardi 144 bis, nei locali delle Suore del Sacro Cuore, che sono stati messi gratuitamente. Quindi siamo in che zona, perdonami? Siamo in una parallela di Corsa Italia. Ah. Quasi, diciamo, nella parte alta di Corsa Italia. Perfetto. E quindi c'è queste due stanze adibite a una sorta di supermercato, le persone possono accedere tramite i centri di ascolto, esatto, i servizi della Caritas alle parrocchie, con una tessera a punti, e acquistare i prodotti che trovano lì sulla base dei punti. E viene eliminato il denaro, il passaggio, esatto, di denaro, e le persone hanno su questa tessera un tot di punti. Poi vedo l'inaugurazione, vedo il vescovo. E questa è l'inaugurazione, c'era il vescovo, c'erano anche
oltre al nostro direttore, un po' le realtà che ci hanno accompagnato e ci hanno finanziato anche nel sostenere questo progetto, Fondazione Progetto Arca di Milano, con cui collaboriamo ormai da diversi anni, e Nel Cuore, che era, diciamo, la parte no profit di Enel che ha sponsorizzato l'inaugurazione. Scusami, se ho capito bene, però ovviamente, siccome il mondo è sono convinti loro che sia dei furbi ed è sbagliatissimo, perché non è affatto vero. Uno non è che qualsiasi signor Rossi possa andare lì, appunto. No, bisogna passare prima dai servizi della Caritas o dalle parrocchie, quindi sono le parrocchie che sulla e base... E la tessera del placet. Sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare viene dato un tot di punti, diciamo abbastanza fisso, modificabile, poi sulla presenza di qualche ogni minore, acquisto questo punti scala, no? Esattamente. Quindi curiosità, è ricaricabile la tessera? Sì, è ricaricabile, anche se noi tenderemo a consegnare la tessera per periodi, diciamo, medio-brevi, proprio per evitare che diventi, come dire, si crei una dipendenza. Certo. Quindi non va bene l'assistenza. E allora raccontami, assodato che si rivolge, ed è chiaro, a persone in difficoltà, che tipo, cioè, c'è una distinzione nazionalità, religiosa, niente, no? No, ovviamente come no. Come tradizione tutto, della Caritas, esattamente, no. Esattamente, proprio così, come tradizione della Caritas, le persone sulla base dell'ascolto, che siano italiane, straniere, diciamo normalmente il servizio che sostituisce l'emporio era quello di consegna della spesa a domicilio. Sì. Mi ricordo, ne abbiamo parlato col direttore, con Domenico, più di una volta. Che abbiamo, soprattutto in tempi di Covid. Esattamente, che è stato quello che abbiamo fatto nel tempo del Covid. Questo ha un vantaggio in più, cioè che mentre il pacco che noi consegnavamo era un pacco standard, quindi conteneva delle cose, certo, che potevano servire o non servire alla famiglia, qui c'è la possibilità per le persone di scegliere e quindi di poter prendere solo quello che necessita realmente. La maggior parte delle persone comunque sono famiglie ragusane, diciamo, italiane. Sì. Allora, domanda, sono sicurissimo che sia tutta roba di, a parte sana, sicura, anche di ottima qualità, no? Sì, sono prodotti che ci vengono forniti appunto da Fondazione Progetto Arca di Milano, che fa un tot ad acquisti da qui a dicembre, quindi ci garantirà uno stock continuo, perfetto, tutti i prodotti di marca, ma ci sono anche molte donazioni che vengono fatte da aziende locali del nostro territorio, e questo rientra anche in un circuito virtuoso di non sprecare. Carità a chilometro zero. Esatto, è carità a chilometro zero e non si spreca il prodotto. Ecco, mi hai dato tu proprio la possibilità di toccare questo discorso dello spreco. Per esempio, noi sappiamo, ed è di una tristezza infinita, anche se oggi si sta disperatamente cercando di ridurle, che a fine giornata, sì, in qualsiasi supermercato, a Ragusa ci sono alcuni davvero abbastanza importanti, soprattutto parlo di quelli alimentari, c'è un mucchio di roba che o fresca o al limite quasi della scadenza, fa una bruttissima fine ed è assurdo. Uno è validissima come qualità, come sapore, come tutto, e due aiuterebbe molte persone. Avete provato a intervenire in questo campo? In questo momento l'Emporio non è organizzato per intervenire sul fresco. Perché ci vogliono poi... Esatto. Ma l'idea c'è. Sì, certamente. Da qui ai prossimi mesi vorremmo anche intervenire. Perché ci vuole una cella frigorifera. Ci vuole una cella frigorifera, ci vuole anche un sistema di trasporto, certo, per non interrompere per esempio la catena del freddo per quanto riguarda i surgelati, quindi ci vogliono alcune accortezze per cui ancora non siamo pronti. Cioè, ma l'idea di recuperare questi sprechi, certo, sicuramente, perché certo, la prima lotta, credo, l'aiuto di che Dio ti aiuta è fondamentale, cioè non si può partire dall'idea che si faccia qualcosa per aiutare la gente quando in certi punti a fine serata butti via centinaia di chili di verdura, latticini, qualsiasi cosa. C'è già chi lo fa, l'associazione Vocri lo fa già con il pane, i prodotti da forno. È già un passaggio importante. Del giorno prima li mette a disposizione, quindi qualcosa del genere già c'è. Noi vorremmo farlo, ma con un po' di tempo, intanto interveniamo, diciamo, su quei prodotti confezionati. Sì, confezionati, quindi scatolame, pasta, eccetera, salse. Riso, salsa, olio, condimenti. Ma è previsto che col tempo possa essere integrato da qualcosa anche non legato solo al cibo? Sì. Per esempio, igiene personale, roba simile. Igiene personale in questo momento già c'è, e per esempio a settembre avremo degli scaffali dedicati alla scuola. Quindi per i prodotti, per tutto quello che serve per i ragazzi che devono andare a scuola, quindi zaini, diari, quaderni, album da disegno. Si cerca di coprire le necessità, diciamo, quanto più possibile vicino ai 360 gradi. Una domanda, Vincenzo, tu come Domenico, come tutta la Caritas,
ente sicuramente di altissimo significato sociale e tutto il resto, è apprezzabile al 100%, al di là di qualunque discorso religioso o meno, è valido di per sé, aiuta l'essere umano, va bene sempre. Come stai vedendo la situazione rispetto al momento Covid, al momento uscito dal Covid e ora? Vediamo i passaggi. Il momento Covid era disperato, lo so perché... Ne avete parlato, insieme con il direttore, ma è fatto emergere soprattutto il disagio legato al lavoro nero in questa città e in generale in questa provincia. Quindi tante persone che tiravano avanti con i lavoretti e che nel momento del Covid sono rimasti tagliati fuori da queste possibilità, che magari integravano anche col reddito di cittadinanza. Perfetto, quindi... comunque dopo un paio d'anni questo pian piano è andato a finire. È andato a finire, ma ha lasciato strascichi soprattutto nei più giovani. Nei giovani hanno perso degli anni che per loro sono decisivi, e invece ha lasciato soprattutto dal punto di vista psicologico molta sfiducia, molta disillusione, li ha un po' paralizzati, ecco, manca un po' lo spirito di iniziativa, di riprendersi. E voi sotto il profilo di altro tipo di supporto, non materiale ma morale, come Caritas provate a intervenire anche in questo? Noi proviamo a dare occasioni, soprattutto ai giovani, di incontro, perché certo, quello che è mancato loro. Il sistema è quello. Abbiamo un centro che tra l'altro è a pochi passi da qui, presso la parrocchia San Pier Giuliano Eymard, che si chiama C'è Tempo, ed è un centro di aggregazione in cui si incontrano generazioni diverse. Quindi riproviamo a costruire comunità. Ecco, ma tu che sei non solo un addetto ai lavori, ma uno che è molto sensibile a capitale, atmosfera e tutto, come va? Siamo in una fase di convalescenza. Cioè ci sono delle forme di povertà che sembravano superate, come appunto quella alimentare. No, questa volta invece... non parlavo del lato alimentare, parlavo del lato incontro. Ah, sugli accettempo va bene, stata una bellissima esperienza. E la cosa bella è vedere che anche delle persone che non hanno bisogno vanno lì, perché ci sono anche dei momenti di convegno. Perché c'è un modo, probabilmente l'essere umano dovrebbe soprattutto imparare a parlare e confrontarsi con gli altri. Sì, perché altrimenti diventano ghetti, se diventano luoghi per poveri, e allora diventano una sorta di ghetti. Invece l'importante è l'incontro, il confronto. Perfetto. Tra le generazioni, ma anche tra le persone in generale. Certo, mentre invece sotto il profilo, tornando a quello del benessere, della situazione economica generale, come dicevi, siamo in convalescenza sì. In cui ci sono segnali verso su o verso giù? Ma dipende, credo che su alcuni temi, che sono per esempio quello dell'abitare, della questione alimentare e dell'energia, dei costi dell'energia, andiamo verso giù. Addirittura? Sì, perché molte persone non riescono più a far fronte all'aumento dei costi, inflazione, costi dell'energia, anche diciamo negozi, per esempio. Che hanno questi costi fissi. Per altri si sta piano piano tentando di uscire, c'è più disponibilità di lavoro, per esempio, anche se lavoro che non sono tutti disponibili a svolgere, nelle campagne, ristorativo. Però insomma, credo che ci sia anche, e qua andiamo a chiudere perché siamo già quasi a 11 minuti, sì. Credo che sia importante un altro fatto. Con questo penso che le parrocchie possano provare, non dico a riapproparsi, ma a ritornare a quella che è una delle caratteristiche fondamentali, di essere, al di là, ripeto, il discorso religioso, comunque importantissimo, di essere comunque un punto dove gli esseri umani sanno di poter andare a incontrarsi senza problemi, senza distinzione se sono bianchi, neri, rossi, comunque siano fatti. Dovrebbe essere così, è così? Io lo spero, perché la società è sempre più laicizzata e quindi le parrocchie dovrebbero intanto riacquistare questa funzione, diciamo, almeno dell'incontro inizialmente. Quindi è molto importante, anche perché ci stiamo sempre più chiudendo in generale, no? E quindi anche l'utilizzo dei social diventa però comunque sempre un tipo di relazione da remoto, appunto, alla lontana. Invece bisogna vederlo in faccia, vedere il sudore, esatto, in questi giorni, o il freddo quando in altri giorni. Benissimo, io mi congratulo per questa bellissima idea, mi congratulo anche per tutto quello che gli specialisti della lingua della perfida albione direbbero, il background, tutto quello che c'è di dietro e roba simile, perché in realtà è l'ennesima dimostrazione che va benissimo tutto, va benissimo il divino, tutto quello che volete, ma nell'uomo deve innanzitutto cercare di cominciare ad aiutarsi da sé, perché quando tu aiuti perché aiutando gli altri aiuti anche te stesso. Io penso che non sia la solita frase fatto, è la verità, ne sono profondamente convinto. Poi sbagliare possiamo tutti, ma è chiaro che se tu penso che a fine giornata, se hai fatto qualcosa per aiutare qualcuno, ti senta meglio, vada a letto, diciamo,
non dico più soddisfatto, ma comunque meno insoddisfatto, che è già un passaggio importante. È quello che diciamo sempre noi operatori, ma anche che sento dire spesso ai volontari, è questo: sì, ho dato, ma ho ricevuto di più. Benissimo. Allora, grazie a Vincenzo La Monica, grazie alla Caritas, e penso che sia un'iniziativa che merita davvero il plauso totale di tutti noi. Buonasera. Grazie. Quando raccontiamo il nostro lavoro, non partiamo dal perché. Ci domandiamo per chi. Per i nostri associati. Per il loro futuro. Per i lavoratori e le loro famiglie. Con coraggio e ottimismo. Per la nostra storia e per quella che verrà. Per tutti. Dovunque. Confcommercio c'è. Benvenuti, nuovo appuntamento come manovra di avvicinamento all'edizione.